Il sindaco Salvemini ha dato delle chiare indicazioni per limitare l'accesso all'interno di quelli che sono i supermercati. Secondo lei è semplice attuarle? La lettera del sindaco mi ha un pochino destabilizzato. In che senso? Perché noi abbiamo ogni giorno combattiamo, quindi chiudere, fare più di quello che stiamo facendo è veramente impossibile. E paghiamo una persona della vigilanza per controllare appunto che non ci sia un afflusso esasperato. E stiamo continuamente esortando le persone alle distanze, a non fermarsi e facciamo entrare un numero limitato di persone, però non è una situazione facile perché, ripeto, anche le persone sono esasperate, quindi andiamo anche a scontrarci un po' con la situazione che si vive. Il sindaco suggerisce di lasciare i carrelli all'esterno e far entrare solo le persone con il carrello e far controllare tutto da un vostro vigilantes. Secondo lei nell'iter di lavoro quotidiano è possibile? Allora, a livello quotidiano no, non possiamo, cioè, le ripeto, noi abbiamo messo un vigilantes, però il lavoro è tanto e comunque lasciare i carrelli fuori non ha senso perché la persona deve essere comunque controllata. Abbiamo visto che in tutto questo periodo non c'è stata poi alla fine diciamo una responsabilità di ognuno, altrimenti non verrebbero tante volte a prendere una o due cose invece di fare le spese belle consistenti. Poteva essere dato pure un aiuto appunto dalle istituzioni, cioè mettere tante volte un vigilante o un personale loro vicino alle attività commerciali. Buongiorno.